Due anni dunque dall'aggressione russa in Ucraina, ieri il ricordo dei caduti, oggi a fare il bilancio è proprio il presidente ucraino Zelensky che dice la nostra vittoria dipende dall'Occidente e poi chiude al dialogo con Putin. Allora andiamo in diretta alla nostra inviata a Kiev, Romana Fabrizi. Sì, oggi a Kiev il Forum Ucraina 2024, appunto un incontro, evento mediatico durato tutto il giorno con i vertici del governo e delle forze armate per fare il punto della situazione. Il ministro della difesa ha parlato per primo e ha detto il 50% degli aiuti dell'Occidente non arrivano nei tempi previsti, mancano munizioni, ma non si fermano le azioni diplomatiche. Poco dopo il capo dell'ufficio presidenziale ha detto la Russia potrebbe avere dei rappresentanti ad un prossimo vertice di pace in Svizzera. Poi ha parlato il presidente ucraino Zelensky, ha risposto alle domande della stampa di tutto il mondo. Possiamo vedere il nostro servizio realizzato insieme a Stefano Rogliatti e poi linea allo studio. Arriva a fine giornata, Zelensky parla per oltre un'ora. La nostra vittoria dipende dall'Occidente, dice, ma sono ottimista dopo il G7. Sono sicuro, dice il presidente ucraino ad una folla di giornalisti, anche che il congresso americano sbloccherà il pacchetto di aiuti per Kiev. Non trattiamo con la Russia, dichiara, ma spero ci possa essere un primo summit per la pace in Svizzera in primavera e che i negoziatori potranno lavorare su alcuni documenti, raggiungere dei primi accordi come è stato fatto sul grano. Per la prima volta Zelensky dà anche il numero dei caduti. Per noi ogni perdita è importante. Sono morti 31.000 soldati, ma non 300.000. Questa è una bugia, dice. Ad una domanda sul nostro paese risponde Giorgia Meloni è dalla nostra parte, ma sono consapevole che in Italia ci sono molti filo putiniani e vi dico, dovreste mandarli via, togliergli il visto. Lo dice come una battuta, ma poi serio aggiunge, avete visto cosa succede quando i russi arrivano in un paese? Siete fortunati che Putin sia stato fermato in Ucraina, perché è un pericolo non solo per noi, ma per tutta l'Europa.